Ho avuto la fortuna di lavorare a New York per diversi mesi e di vivere appieno l'atmosfera che questa città riesce a regalare. Anche se la conosci già a memoria, quando torni a New York ti senti letteralmente sulla cima del mondo e ti rendi conto che mai nessuna foto, nessuna ripresa cinematografica, nessuna descrizione sarà all'altezza di quello che vedono i tuoi occhi. Oggi faccio parte di un network di 1800 donne italiane a New York e continuo a collaborare con loro facendo da consulente per la comunicazione. E riesco a portare avanti il mio lavoro anche a distanza, riesco anche a far sentire meno distante la Sardegna da questa città che alla fine sento un pochino mia. Un modo forse per creare quel ponte che, ideale che a me piace tanto immaginare. Quando guardo questo skyline mi piace pensare ai tempi in cui qui lavorava mio nonno, negli anni 20-30 del secolo scorso. Sicuramente uno skyline diverso, quello di Manhattan oggi rispetto a quello degli anni 20, ma che sicuramente dava le stesse emozioni e la stessa speranza di qualcosa di bello che può succedere. Quindi per Sad Plus essere qua è sempre un motivo di interesse e di apprendimento.